Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Anna Pettinelli è tornata ad Amici dopo 2 anni di pausa. La professoressa di canto è stata attaccata duramente, ecco che cosa le è stato detto e chi ha deciso di sfogarsi. Come il pubblico di Amici sa bene, non mancano di certo le discussioni all'interno della scuola, soprattutto tra i professori che hanno il compito non solo di insegnare, ma anche difendere i loro allievi. Una delle più accese all'interno lo studio è Anna Pettinelli, la quale è sempre pronta a dire la sua opinione e discutere con i suoi colleghi. Questa volta però, l'insegnante della scuola più famosa d'Italia non è stata attaccata da Rudy Zerbi o Lorella Cuccarini, a punzecchiarla è una sua vecchia conoscenza. Inaspettatamente e tra lo stupore generale tra i fan della speaker radiofonica e il pubblico di Canale 5, la stoccata alla Pettinelli è arrivata da Antonella Fiordelisi. La showgirl, infatti, ha deciso di rispondere all'attacco che Anna le aveva rivolto ai tempi del GF VIP 7 e andarci giù pesante. Antonella Fiordelisi contro Anna Pettinelli, la stoccata via social. L'attacco di Anna Pettinelli non le è andato proprio giù ad Antonella Fiordelisi. La showgirl se l'è legata al dito e alla prima occasione unica non ha perso tempo e ha deciso di lanciare una frecciatina all'insegnante di Amici tramite il suo profilo X, ex Twitter. L'influencer ha scritto: "È tornata indietro a un anno fa", rivelando di essere stata attaccata senza la possibilità di rispondere in quanto era rinchiusa all'interno di una casa. La showgirl romana ha spiegato che all'epoca non era a conoscenza delle varie dinamiche e situazioni che si veniva a creare all'esterno della casa da persone che non conosce, per poi rivolgere il messaggio alla Pettinelli che lei ha chiamato Petti Rosso, soprannome che ha dato Rudy Zerbi all'insegnante. Ora guardando Amici capisco come a volte avere una buona professione non è sinonimo di felicità. Ha scritto la Fiordelisi tramite il suo profilo X, sicuramente dietro questa donna c'è qualcosa di irrisolto, ha poi aggiunto specificando che Mida, uno degli allievi della scuola di Amici 23 attaccato dalla Pettinelli, è bravo ed ha talento e personalità. Per il momento, la professoressa di Amici non ha ancora risposto alla frecciatina della Fiordelisi, ma non è detto che non lo faccia dato che la Pettinelli non si è mai tirata indietro nelle discussioni che la riguardano direttamente. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra le due,